Loro sono Delvixoft. Ok. Un nome brutto che mi sono dato molto velocemente, che ricalca un po' il mio username Delvixoft. Io mi chiamo Matteo Tallevi e sono uno sviluppatore indipendente. Ho lavorato a questo gioco, Way of the Sinner, e ci ho lavorato per... circa un annetto. La build che vedrete adesso è soltanto una demo di combattimenti, ma in futuro ho intenzione di espandere questo gioco con anche una modalità storia che darà un senso al titolo, che sono... darà un senso al titolo, e ci saranno i vari personaggi che combatteranno tra di loro, ognuno avrà il suo punto di vista. Non sarà un semplice gioco picchiaduro con la modalità arcade, insomma, c'è anche una parte di storia. Quello che vi faccio vedere adesso è la build del gioco. Il gioco, come ho detto, è un picchiaduro a scorrimento, quasi un gioco action, se vogliamo, che mischia degli elementi molto dinamici con anche delle meccaniche abbastanza difficili, se vogliamo, nel senso che non è un gioco per il giocatore medio, è abbastanza difficile, devi stare attento alle tempistiche, devi fare le mosse giuste al momento giusto, però essendo che all'inizio era un gioco che era stato progettato per mobile, è anche abbastanza intuitivo alle difficoltà più basse, perché lo sviluppo di questo gioco è stato abbastanza travagliato. In realtà ho detto che è in sviluppo da un anno, ma l'idea del gioco è partita molto prima. All'inizio, tipo 2 anni fa, Way of the Sinner era un gioco completamente diverso, nel senso che all'inizio era quasi un minigioco per mobile, molto diverso da quello che... Un attimo, non è collegato. Comunque dicevo, era un minigioco per mobile, non l'ho trovato sul Play Store perché soltanto l'ho fatto una build per conto mio. E dopo però, continuandolo, visto che stava venendo qualcosa di bellino, ho detto dai cazzo, continuiamo, e ho iniziato a fare questo gioco senza in realtà non sapere dove stavo andando. Ho iniziato un po' a caso e dopo un anno ho deciso basta, stava venendo una roba brutta, l'ho cancellato da zero e l'ho ricominciato da capo. Infatti quello che vedete adesso è la seconda versione del gioco, che è completamente diversa. Però l'unica cosa che ho tenuto praticamente è stato lo stile grafico con le silhouette, adesso le vedrete prima o poi, non vi preoccupate, le silhouette nere con gli sfondi colorati, che un pochino richiama i teatri tipici giapponesi, quelle con le ombre, non so se l'avete presente. Questo è il gioco, adesso vabbè, verrà testato dal mio tester. Se fai brutta figura. E... okay. Dunque, in questa demo per il momento ci sono soltanto dei combattimenti singoli oppure a ondate o delle modalità tipo a sopravvivenza che arrivano i nemici. E ti arrivano. Pronto? Ti arrivano dei nemici all'infinito. È molto piccola, nel senso che fino adesso ho avuto soltanto l'occasione di implementare il sistema di combattimento, però diciamo la buona parte del lavoro è fatta. Adesso spiegherò un pochino come funzionano le meccaniche del combattimento. Come avevo accennato prima, era nato come gioco mobile, quindi non poteva avere dei controlli troppo complessi, però essendo che successivamente ho deciso di, diciamo, switchare target verso il gioco del PC o console, se riesco a fare abbastanza soldi da comprarmi le licenze, ho deciso di aggiungere delle meccaniche un po' più mature, se vogliamo. Non è più il vecchio gioco da mobile, tappa, succedono cose belle per forza, devi stare un po' più attento adesso. Allora, il sistema di combattimento funziona che ci sono degli attacchi leggeri, che niente, fanno danno, sono veloci e basta. E c'è il pulsante della guardia, che è fondamentale perché crea la meccanica del contrattacco. Quando si sta combattendo, te puoi fare il contrattacco sugli attacchi dei nemici. È una roba, voi direte, vabbè, cioè sono 1000 giochi che fanno il contrattacco, cosa c'ha di speciale? C'ha di speciale che
i nemici sono al tuo stesso livello, nel senso che te puoi fare il contrattacco ai nemici, ma anche loro possono fare il contrattacco a te, perché un po' come se fosse una meccanica da picchiaduro. Inoltre il contrattacco può essere fatto su qualsiasi attacco del nemico, cioè anche su altri contrattacchi, quindi si creano queste interazioni abbastanza dinamiche, se vogliamo, nel senso che te stai menando il nemico e lui ti fa il contrattacco, allora te devi essere pronto a reagire con la tua risposta, che sarebbe un altro contrattacco oppure una schivata rapida. È un gioco molto rapido, un gameplay abbastanza variegato e anche piuttosto violento. Sono un fan dei film di Tarantino e mi piace mettere un po' di violenza gratuita, quindi se ci sono dei bambini giratevi, che sennò faccio brutta figura. E inoltre, combattendo si può caricare una barra speciale che quando è piena al massimo è possibile sfruttarla per un attacco finale contro i nemici che riesce a distruggerli in un solo colpo, e questa è semplicemente una meccanica giusto per nelle modalità a sopravvivenza, per dare quel tocco in più che serve per dare l'estro del combattimento. E poi cos'altro c'è da dire? Per adesso la varietà dei nemici è quella che è, nel senso che vedrete probabilmente solo i samurai che hanno lo stesso set di mosse del protagonista. Poi ad esempio ho implementato il pistolero che, non so, spara con la pistola, ho implementato il tipo con lo spadone che è lento però ti fa un cristo di danno. E poi tra l'altro non vi ho parlato per niente della storia, voi non c'avete idea, vedete i samurai in mezzo al deserto del West, che cazzo succede? Beh, praticamente il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, in una società western dove al posto dei pistoleri ci sono i samurai. Perché mi piaceva questa idea, no? Tanto c'è sempre nell'immaginario collettivo il cowboy solitario che se ne va in giro ad affrontare i suoi rivali, è un po' la stessa figura del samurai che se ne va in giro per il Giappone a combattere per i signori feudali, insomma, sono due figure molto simili, quindi ho deciso di unire il mondo western al mondo dei samurai. Poi, essendo un futuro post-apocalittico, questo mi ha dato l'occasione di creare degli ambienti, dei scenari che normalmente non avrei potuto narrare se fosse stato un film narrativo pseudo-realistico, a parte che non è realistico per niente, che è iper-esagerato, ma lo vedete comunque voi. E la storia che ho deciso di raccontare modalità storia è quella di Kyra, che è la protagonista del gioco. È una ragazza che viene trovata da sola nel deserto senza memoria e viene allevata e allenata da un gruppo di mercenari che decidono di farla diventare un guerriero. E tuttavia, durante le sue missioni lei incontrerà vari personaggi, si scontrerà con un sacco di nemici, ognuno che darà aggiungerà un pezzetto in più di complessità, diciamo, al mondo narrativo del gioco, fino a quando non succederà, non voglio spoilerarvi niente, non succederà un evento che cambierà radicalmente il gioco, proprio che lo vedete che succederanno delle cose come cambia tutto. In realtà il motivo è anche che all'inizio la storia del gioco era molto più semplice, ma l'ho riscritta un po' di tempo fa per rendere tutto un po' più interessante. All'inizio era la solita storia, ti hanno ucciso la famiglia, devi vendicarti, vabbè, e non era molto interessante, quindi ho deciso di aggiungere un po' di personaggi, di mettere un sacco di dialoghi, dopo nella modalità storia si alterneranno molto delle fasi di pace, diciamo, con delle fasi di combattimento, perché sarà un po' una fase di esplorazione più calma, intanto nell'immaginario collettivo c'è il guerriero solitario che va in giro per il Far West come unico compagno la sua spada e poi si incontra col rivale, fanno il duello, no? Un po' western. E si alterneranno questi momenti di pace ai momenti di caos più totale, i combattimenti sono proprio brutali, pezzi di corpo che volano, teste mozzate, mandate a letto i bambini, insomma. E una meccanica che ancora non vi ho descritto è proprio quella dello smembramento. Non so se avete visto, probabilmente, che
quando voi menate i nemici potete tagliare loro le parti del corpo, così come loro possono tagliare le vostre parti del corpo. Questa è una meccanica abbastanza importante, nel senso che ovviamente se tagliate una gamba al nemico, poverino, zoppica, non riesce a coordinarsi, quindi è un vantaggio nei vostri confronti, ma anche se lui taglia la vostra gamba siete voi in svantaggio. Oppure gli potete tagliare le braccia e magari non riesce più a fare gli attacchi potenti come prima. E voi vi chiederete dopo, ma tanto nella modalità storia che racconti la storia di un personaggio, se ti tagliano le gambe, come fai? Finisci la storia senza una gamba? Beh, io avevo pensato di aggiungere degli elementi un po' RPG, se vogliamo, nel senso che nella modalità storia sarà possibile progredire, tipo salire di livello, guadagnare soldi, comprare oggettini e roba del genere. E per esempio sarà anche possibile, se ti tagliano le braccia, di costruirti delle protesi e di impiantartele. Magari poi le protesi ti danno dei bonus all'attacco, al movimento. Tanto è un futuro post-apocalittico, quindi sono giustificato dal fatto di usare le protesi meccaniche per riparare le braccia tagliate. Quindi questa storia avrà anche un po' una progressione, una crescita del personaggio, un po' te lo potrai diciamo buildartelo come ti pare, se vuoi concentrarti sui danni oppure se vuoi concentrarti sul non prendere le botte. Ci sarà data un po' di libertà al giocatore, ma neanche tanto, perché alla fine non è un gioco di ruolo. Io quello che volevo focussarmi, cioè volevo dare la principale importanza a i combattimenti, perché alla fine è quello il fulcro del gioco, la narrazione è un po' di contorno. E dunque, questo gioco è stato sviluppato da me da solo, nel senso che in realtà Delvixor sono solo io, ve l'ho già detto, e non so di preciso in futuro quale sarà la direzione che prenderà il gioco, cioè in realtà so che direzione prenderà il gioco, però vediamo un po' come farò tipo per venderlo. Sicuramente farò una versione gratuita che tutti potranno giocarci, che però non avrà la modalità storia, sarà una versione un po' ridotta, però giusto per dare qualcosa in mano ai giocatori per giocare, mentre la versione a pagamento del gioco avrà tutte le feature che avevo intenzione di implementare, tra cui la modalità storia che dà senso al gioco. Spero. Quanto tempo è rimasto? E niente, spero vi sia piaciuto il gioco. Se vi volete seguire, ho una pagina Facebook che si chiama Way of the Sinner. Si chiama così. E io sono Matteo Tallevi. Se voi mi seguite su Facebook, comunque io tutti gli aggiornamenti li pubblico lì. Non ho ancora una pagina Twitter, un canale YouTube messo ben bene, c'è un sito web ma è un po' vecchiotto. Comunque, se mi seguite su Facebook, quando faccio il sito nuovo, faccio l'account Twitter, Instagram e tutto quanto, metterò i link lì, quindi mi potete seguire se vi è interessato al gioco. Ah, ci sono domande? Ovviamente no, oppure sì. Va bene, allora ti libero dall'incombente.